1-1 è un tempo per parte tra Castelfidardo e Pineto, divisione della posta giusta, anche se in casa abruzzese c'è il rammarico di aver subito la rete del pareggio dei padroni di casa pochi minuti dalla fine, con la squadra di mister Pomante che sembrava in controllo sull'avversario. Non è stata una partita spettacolare, giocata su un campo insidioso reso viscido dalla pioggia dei giorni scorsi. Si diceva di due squadre che si sono divise un tempo per parte, il primo a vantaggio dei fidardensi, oggi in una inusuale casacca rossa, dopo un inizio un po' sofferto per via di un paio di insidie costruite prima da Minnozzi e poi da Della Quercia, la squadra di Manoni si fa preferire per una migliore organizzazione di gioco, per un centrocampo ben orchestrato da De Cesare e da Palladini. Ma è dalla mezz'ora in poi che i marchigiani iniziano a far paura quando schiacciano l'avversario nella propria tre quarti, creando più di uno spavento a Mercorelli. Il lancio di Palladini a occhi chiusi per De Cesare genera un'occasione su cui l'estremo ospite è costretto a metterci i guantoni. Sul finire di tempo Del Mastro va giù in piena area, il Pineto chiede il rigore, la sensazione è che il fallo possa esserci. Pepe protesterà a lungo e rimedierà il cartellino giallo. Nella ripresa si assiste ad un'altra gara, il Pineto alza i ritmi, guadagna metri, l'inesauribile Pezzotti macina chilometri e va anche vicino al gol su un'azione prolungata che porterà lo stesso Pezzotti a colpire il palo, complice anche la deviazione provvidenziale dell'estremo di casa. Il rigore che porterà in vantaggio gli abruzzesi arriva al 14°, fallo ai danni di Esposito, dal dischetto Minnozzi non sbaglia, esecuzione chirurgica dagli 11 metri. Minnozzi lascerà poco dopo il campo per Ciarcelluti. Il Pineto in pieno controllo dell'avversario, ma al 41° arriva la beffa, Braconi pesca Cardinali sul palo lontano, la difesa biancazzurra si lascia sorprendere e per il numero 18 di casa arriva il sesto centro stagionale. Gli ospiti protesteranno per la sospetta posizione di offside di Cardinali al momento del traversone e in pieno recupero il Castelfidardo sulle ali dell'entusiasmo andrà addirittura vicino al gol del successo, ma Mercorelli concederà solo un paio di tiri dalla bandierina. Pineto che non vince da 5 partite e domenica arriva il notaresco fermato in casa dalla San Benedettese.